Now, staying with overseas events, the first ever BRICS summit is getting underway in Russia. The US dollar's status as a reserve currency is sure to be one hot item. 16 giugno 2009. In Russia si tiene un incontro tra i leader di Cina, India, Brasile e Russia, appunto. Lo scopo del summit è trovare delle soluzioni con le quali i quattro paesi possono cooperare e rappresentare in modo più adeguato le economie emergenti all'interno delle istituzioni mondiali. Due anni dopo, nel 2011, al primo gruppo di paesi fondatori se ne aggiunge un altro, il Sudafrica. Quindi Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. Come chiamare questo nuovo blocco che si va delineando? The four BRIC countries, Brazil, Russia, India and China. Those eight countries, in my opinion, are now sufficiently. Questo che sentite parlare è Jim O'Neill. Nel 2001 era capo economista della Goldman Sachs e parlando di economie emergenti, che avrebbero chiesto un ruolo sempre più importante anche nel mondo politico, aveva messo insieme Brasile, India, Russia e Cina. Proprio quei paesi che si sarebbero riuniti nel 2009 per la prima volta. E O'Neill aveva chiamato questo gruppo usando le iniziali di ciascun paese, BRIC. Quando si è unito al gruppo anche il Sudafrica, ecco dunque nascere i BRICS. Da allora i BRICS sono cresciuti economicamente e hanno ottenuto un peso politico sempre più ampio. Hanno anche messo in discussione l'ordine globale. La Russia lo ha fatto attraverso l'esercito, invadendo l'Ucraina e ponendosi completamente al di fuori delle leggi internazionali e del consenso globale, finendo per essere sanzionata e diventando così uno stato paria rispetto al mondo occidentale. La Cina lo ha fatto, ma in modo diverso, dal punto di vista economico, finendo per ingaggiare uno scontro tecnologico e commerciale con gli Stati Uniti tuttora in corso. Insomma, nel 2009 ancora non si pensava che questo blocco di paesi avrebbe rappresentato non solo un'alternativa alle istituzioni a guida statunitense, ma un vero e proprio punto di riferimento per tutti i paesi scettici nei confronti dell'attuale ordine globale. E invece oggi possiamo parlare di un mondo diviso in due. Da una parte l'Occidente, utilizziamo questo termine per capirci, cioè tutti i paesi che fanno riferimento agli Stati Uniti. Dall'altra parte c'è un blocco di paesi che invece non si riconosce nel mondo disegnato dagli Stati Uniti. La guerra in Ucraina è stata senza dubbio un acceleratore di questo processo, amalgamando intorno al gruppo iniziale tanti altri paesi che oggi guardano ai BRICS come un'alternativa credibile. E non è un caso che oggi non si parli più di BRICS, ma di BRICS Plus. Nel 2023 infatti c'è stata un'ulteriore espansione. Sono stati invitati a entrare nel gruppo Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. Serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Questo che sentite parlare è il presidente dell'Argentina Milei. Ecco, lui sull'adesione ai BRICS ha un'idea molto chiara. Non ci pensa neanche. Anche perché, come avete sentito, lui non fa patti con i comunisti. Quindi Argentina niente e per ora neanche Arabia Saudita. I sauditi hanno chiesto più tempo per pensare all'adesione. Ma nonostante queste defezioni, l'ingresso di paesi africani e medio orientali ha fatto sì che oggi il gruppo sia ancora più rilevante, economicamente e geopoliticamente. Per fare qualche esempio, guardiamo alcuni numeri mettendo a confronto i BRICS e il G7, che ricordiamo è composto da Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti d'America. Bene, oggi i BRICS Plus surclassano il G7 sia demograficamente, rappresentando quasi il 46% della popolazione mondiale rispetto all'8,8% del G7, sia economicamente, rappresentando il 35% del PIL globale rispetto al 30% del G7. Inoltre, con l'Iran e gli Emirati Arabi Uniti, che si sono uniti alle loro controparti produttrici di petrolio, Brasile e Russia, i BRICS Plus rappresentano oggi circa il 40% della produzione e delle esportazioni di petrolio greggio. Aggiungiamo un dato, considerando che tra i G7 i paesi europei non brillano per crescita, la Germania per dire cresce a zero,
e non entusiasma neanche il Giappone, così come gli Stati Uniti, dove si prevede una crescita per il 2024 al 3%. Insomma, è molto probabile che le economie BRICS Plus saranno la fonte più importante della futura crescita globale. Точно на долларе отражается. Весь мир задумался, не стоит ли использовать доллар. Questo è Putin a una conferenza stampa con i media dei BRICS Plus qualche giorno fa. Sta presentando il 16° nuovo summit che quest'anno si è svolto in Russia. All'incontro hanno partecipato anche Modi, Xi Jinping e il presidente iraniano, oltre ad altri rappresentanti di 32 paesi. Sono arrivate anche formali richieste d'ingresso da parte di Turchia, che ricordiamo così velocemente, è un paese della NATO, nonché il secondo esercito dell'Alleanza Atlantica. Hanno poi lasciato intendere di voler aderire anche Thailandia, Myanmar, Malaysia, Bolivia e Indonesia, tra gli altri. Insomma, oggi i BRICS rappresentano sulla carta un contraltare importante alle istituzioni globali a guida occidentale. Ma tra i paesi che compongono questa sigla, non tutti sono d'accordo sull'impronta da dare a questa alleanza. E sui nodi politici si gioca al futuro stesso dei BRICS Plus. Sono Simone Pieranni e questo è Altri Orienti, un podcast di Cora Media. Partiamo da questa premessa. Quando O'Neill ha creato il nome BRIC, aveva anche stabilito due regole di ingaggio al gruppo. I paesi che ne avrebbero preso parte dovevano avere già una grande economia e dovevano essere destinati a crescere rapidamente. In questo, Brasile, Russia, India e Cina, i fondatori, hanno mantenuto queste promesse. L'arrivo dei nuovi paesi, però, ci ha messo di fronte un aspetto molto importante che O'Neill all'epoca non poteva prevedere. Non poteva prevedere, cioè, che il mondo sarebbe diventato così polarizzato, che le guerre e gli scontri commerciali avrebbero segnato anche il futuro delle alleanze. E così nel tempo l'espansione dei BRICS ha avuto meno a che fare con l'economia e più con la politica. Facciamo un esempio per capirci. L'Indonesia ha chiesto di entrare, ma finora non fa parte dei BRICS Plus. Eppure la sua economia è più grande di quella dell'Egitto, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti, che pure sono entrati nei BRICS. Sia la Nigeria sia la Thailandia superano l'Iran in entrambi i parametri di riferimento di O'Neill. Messico e Turchia, per fare altri due esempi, sono entrambi davanti all'Argentina, che come abbiamo visto poi ha declinato l'invito. Lo stesso vale per il Bangladesh rispetto all'Etiopia. E quindi possiamo concludere che le scelte sono state politiche e tra poco le vediamo. Intanto possiamo dire che politiche sono state anche le sfide lanciate dai BRICS. Da un lato c'è la volontà di creare un'alternativa economica per tutti i paesi in via di sviluppo. Dall'altro ci sono progetti più pratici, ad esempio spodestare il dollaro come valuta principale del mondo e costruire istituzioni alternative al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale incentrati su Washington. Ora partiamo dal dato politico derivante dai nuovi ingressi nei BRICS. L'allargamento del gruppo, infatti, è un nodo un po' complicato. Per dirla nel modo più semplice, Cina e Russia sono per allargare il più possibile, con lo scopo di far diventare i BRICS un polo geopolitico rilevante, con il quale di fatto mettere in crisi l'ordine globale a guida statunitense. L'India è contraria, o diciamo più cauta. Tra l'altro, ad aggiungere una complicazione, c'è un altro fatto. Pur essendo d'accordo nell'allargamento, Cina e Russia probabilmente hanno un'idea diversa di cosa poi potrebbero diventare i BRICS. Già queste prime avvisaglie riguardo differenze di vedute ci dicono una cosa: i BRICS non sono un'alleanza politica. E la frizione che pesa più di tutte è quella tra Cina e India, che pure sono arrivate al summit di Kazan con un risultato rilevante ottenuto qualche giorno prima dell'inizio dei lavori del summit in Russia.
i due paesi hanno siglato un accordo relativo alla presenza di pattuglie sulla cosiddetta linea di controllo, cioè il confine tra i due paesi sull'Himalaya. Ricordiamo che dal 2020 India e Cina erano impegnate in una disputa territoriale ad altissima tensione. Questo accordo potrebbe essere un modo con il quale Pechino ha provato ad ammorbidire l'India in vista di tutta una serie di decisioni da prendere in futuro, in tema di allargamento ulteriore dei BRICS e in tema di una moneta unica per tutti i BRICS. Vediamo ora il significato dei nuovi ingressi, quelli del 2023. L'aggiunta di Egitto ed Etiopia inserisce nel gruppo due paesi africani. L'Egitto ha stretti legami commerciali con Cina e India e legami politici con la Russia e ha anche interesse ad attrarre più investimenti e provare a migliorare la sua economia che non se la passa proprio benissimo. La Cina corteggia da tempo l'Etiopia, la terza economia più grande dell'Africa subsahariana, con miliardi di dollari di investimenti. Pechino vuole fare diventare l'Etiopia uno dei fulcri della sua Belt and Road Initiative, quella che noi chiamiamo la nuova via della seta. L'aggiunta dell'Arabia Saudita, se arriverà, e degli Emirati Arabi Uniti, porterebbe all'interno del gruppo le due maggiori economie del mondo arabo e rispettivamente il secondo e l'ottavo produttore di petrolio a livello mondiale. Questi due paesi svolgono anche un importante ruolo di mediazione in alcune regioni. L'Arabia Saudita, ad esempio, guida i colloqui di pace in corso per la guerra civile in Sudan e si è proposta a suo tempo anche come mediatrice per la guerra in Ucraina e ha ovvi interessi anche in quello che sta succedendo oggi in Medio Oriente. Gli Emirati Arabi Uniti, dal canto loro, ospitano i colloqui tra India e Pakistan. C'è da dire che alcuni esperti in realtà hanno avvertito che la rivalità tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che a volte hanno sostenuto parti opposte dei conflitti, potrebbero estendersi anche ai BRICS. Altri invece affermano che entrambi i paesi sperano proprio che l'adesione ai BRICS li aiuterà a concentrarsi sullo sviluppo economico. Ora veniamo alla sfida delle sfide. Se provate a cercare su Google BRICS Kazan, è probabile che i primi articoli selezionati abbiano un titolo del tipo «I BRICS sfidano l'ordine internazionale occidentale», «Nuovo ordine mondiale», «Ecco i BRICS allargati», eccetera, eccetera. E in effetti alcuni dei paesi dei BRICS non hanno proprio un rapporto idilliaco con l'Occidente. La Russia, ad esempio, ma anche l'Iran, e in modo diverso anche la Cina. Come aveva detto del resto l'ex presidente iraniano Ibrahim Raisi a Xi Jinping, l'appartenenza dell'Iran al blocco è una opposizione all'unilateralismo americano. Ma all'interno dei BRICS ci sono anche Brasile, India e Sudafrica, che invece hanno avuto relazioni più cordiali con gli Stati Uniti, così come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti, che sono partner statunitensi in tema di sicurezza. È interessante vedere come queste differenze all'interno dei BRICS siano viste da altri paesi asiatici, come ad esempio il Giappone, che è pure dentro al G7. Nei giorni scorsi un articolo del Japan Today osservava che la diversità dei membri del raggruppamento evidenzia che l'ampio fascino dei BRICS Plus nel mondo finisce per creare una sfida ai paesi occidentali. Pur notando la difficoltà che l'allargamento comporta nel definire un'identità e un'agenda comuni, il quotidiano giapponese ricorda che anche altri raggruppamenti multilaterali come il G20 e perfino il G7 hanno da gestire importanti frizioni interne. Inoltre, i BRICS hanno dimostrato una notevole resilienza. Gli analisti occidentali avevano previsto fin dall'inizio che il gruppo si sarebbe sgretolato o sarebbe scivolato nell'irrilevanza. Tuttavia, il vertice BRICS Plus di questo mese a Kazan, in Russia, potrebbe benissimo portare verso un ulteriore allargamento, sottolineando quanto stanno scrivendo un po' tutti, cioè il fallimento dell'Occidente nell'isolare la Russia dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2022. E questo è un punto molto rilevante.
Definendo il vertice di Kazan come il più importante evento di politica estera dell'anno, Putin ha voluto sottolineare come la Russia non sia affatto isolata. E non è un caso che, pur guardando con sospetto al raggruppamento, gli analisti internazionali alla fine concordano su un dato. L'ascesa dei BRICS non sarà priva di conseguenze per l'economia globale. Il centro di gravità si sta spostando verso est e verso sud. Ora, fatte queste premesse, vediamo una cosa pratica, per così dire. Come funzionano poi i BRICS? Cominciamo col dire che i capi di Stato dei BRICS Plus si riuniscono annualmente. Ogni anno un paese membro ospita un incontro. Il blocco si basa su un processo decisionale basato sul consenso ed è in gran parte informale. Non ha una carta, un segretariato o fondi comuni definiti. Ma possiamo dire che i BRICS abbiano chiari invece alcuni obiettivi generali, all'interno dei quali poi esistono differenze di attuazione. Il primo obiettivo dei BRICS e dei BRICS Plus è quello di sostenere una maggior rappresentanza nelle organizzazioni globali. I BRICS cercano di stabilire un fronte unito delle economie emergenti nelle istituzioni multilaterali. Il gruppo mira sia a spingere per la riforma delle istituzioni esistenti, come ad esempio l'espansione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sia a formare blocchi negoziali all'interno di tali istituzioni. Ad esempio, molti paesi dei BRICS si sono opposti alla condanna delle Nazioni Unite della guerra della Russia in Ucraina e hanno cercato posizioni comuni sul programma nucleare iraniano e sui conflitti in Afghanistan, Gaza, Libia e Siria. Il secondo obiettivo è coordinare la politica economica. La recessione globale del 2008 ha colpito gran parte dei BRICS, ad eccezione della Cina, portando il gruppo a enfatizzare il coordinamento economico su questioni come le politiche tariffarie, le restrizioni all'esportazione di risorse critiche e gli investimenti. Poi c'è il terzo obiettivo: ridurre la dipendenza dal dollaro statunitense. Sempre più scontenti del predominio del dollaro nelle transazioni globali che li espone alle sanzioni occidentali, i leader dei BRICS hanno a lungo sostenuto la de-dollarizzazione a favore di un aumento degli scambi in valute locali o perfino di scambi in una potenziale valuta comune dei BRICS. Tenete a mente questa cosa della valuta comune perché è una di quelle più importanti. Anche se non sembra realizzabile domani, se ne è parlato a lungo in questo summit. Infine, il quarto obiettivo: creare un sistema finanziario alternativo. La New Development Bank e il Contingent Reserve Arrangement del gruppo sono pensati per imitare rispettivamente la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale. I membri dei BRICS sperano che le istituzioni di prestito alternative possano rinvigorire la cooperazione sud-sud e ridurre la dipendenza delle fonti di finanziamento tradizionali. Ora vediamo un po' più nello specifico gli ultimi due obiettivi economici, che secondo molti analisti sono anche i più importanti, perché potenzialmente potrebbero cambiare il mondo per come lo abbiamo conosciuto fino ad oggi. La Cina ha cercato a lungo di rafforzare il ruolo dello yuan, la sua moneta, nel commercio globale. Il presidente brasiliano Lula, dal canto suo, da sempre invita il blocco a trovare un'alternativa al dollaro. La Russia vede un riallineamento economico verso la Cina e lontano dall'Europa come l'unica opzione a causa del perdurare della guerra in Ucraina. Sotto sanzioni, la Russia sta già vendendo petrolio alla Cina facendosi pagare in yuan. Per questo a Kazan la Banca Centrale e il Ministro delle Finanze della Russia hanno preparato un rapporto sui modi per salvaguardare e semplificare i pagamenti transfrontalieri intra-BRICS e i flussi di investimento. Sono state presentate anche alcune raccomandazioni, ma da qui ad avere una moneta unica BRICS ce ne passa. Il ministro delle finanze russo ha riconosciuto che per raggiungere un accordo su soluzioni di pagamento ci vorrà probabilmente almeno un anno.
Nonostante questo, la Russia ha presentato una specie di sistema ponte, chiamato proprio Bridge. Un sistema che dovrebbe utilizzare un paniere di valute digitali per regolare il commercio bilaterale tra le nazioni all'interno dei BRICS Plus. Se questo progetto decollasse, aiuterebbe la Russia a eludere il sistema bancario SWIFT da cui è stata cacciata e a evitare il dollaro e le altre valute del G7, attenuando così l'impatto delle sanzioni. Ecco, in tutto questo un ruolo decisivo potrebbe averlo però l'India. New Delhi infatti è la più tiepida verso ogni azione che possa essere percepita come minacciosa dall'Occidente e ha anche da tenere a bada gli appetiti cinesi. Insomma, la competizione geopolitica di New Delhi con Pechino blocca tutto questo processo. L'India non ha intenzione di promuovere lo yuan nel commercio globale e quindi sulla moneta comune siamo a uno stallo. E ora veniamo al sistema finanziario alternativo. Le istituzioni finanziarie messe in piedi dai BRICS, le ricordiamo, la New Development Bank e il Contingent Reserve Arrangement, sono state concepite come alternative al cosiddetto accordo di Bretton Woods, il sistema finanziario globale fondato dai principali paesi industrializzati dopo la Seconda Guerra Mondiale. Molti paesi del sud del mondo ritengono che queste istituzioni, in particolare la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, non riescano a soddisfare le esigenze delle nazioni più povere, soprattutto in settori come ad esempio il finanziamento della transizione energetica. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, che tra parentesi giovedì ha incontrato Putin, ha detto chiaro che questo sistema è stato creato dai paesi ricchi per avvantaggiare i paesi ricchi. Praticamente nessun paese africano era seduto al tavolo dell'accordo di Bretton Woods. Le due istituzioni dei BRICS operano in modo diverso rispetto a quelle occidentali. Il Contingent Reserve Arrangement è un fondo comune tra le banche centrali dei BRICS ed ha lo scopo di offrire supporto durante una crisi valutaria. E dal 2021 non è più limitata ai paesi BRICS. La New Development Bank invece offre prestiti, garanzie e altri meccanismi finanziari per supportare progetti privati che contribuiscono allo sviluppo sostenibile e alla costruzione di infrastrutture. È destinata a offrire maggior flessibilità, maggior uguaglianza tra gli azionisti e un accesso più facile ai fondi rispetto alla Banca Mondiale, che deve condividere le sue decisioni con 190 membri. Ad oggi la banca ha approvato 32 miliardi di dollari di prestito per 96 progetti dall'inizio delle sue operazioni nel 2016. Tuttavia questi sforzi incontrano alcuni ostacoli. La New Development Bank è 5 volte più piccola della Banca Mondiale e gli esperti dubitano che potrebbe sostituirla completamente. Altri sostengono che le sue ambizioni di riprogettare il sistema finanziario globale andranno deluse, in quanto in realtà mantiene molte delle pratiche dei suoi concorrenti. Ha anche dovuto affrontare delle critiche per impegni vaghi sugli standard di impatto ambientale e sociale. Quindi, i BRICS si sono allargati, hanno ampliato il proprio peso economico globale, nonché quello geopolitico. Ma i progetti finanziari non decollano, la moneta unica è ancora una chimera e non c'è una comunità di vedute sui nuovi ingressi da approvare. Nonostante queste difficoltà, i BRICS sono comunque percepiti in Occidente come una minaccia. The 16th BRICS Summit is taking place in Russia's Kazan from today. This year's summit. Ed eccoci quindi a Kazan, 800 km a est di Mosca. I punti chiave del meeting di quest'anno sono i seguenti: discutere di come migliorare la cooperazione internazionale in materia di sicurezza, economia e finanza e discutere dell'allargamento ulteriore dei BRICS. E torniamo alla questione politicamente più rilevante e complicata allo stesso tempo, dato che non c'è un consenso tra i membri su un'ulteriore espansione. La Russia ha proposto un nuovo modello di paese partner come precursore di un'adesione completa.
La Cina sembra condividere la visione della Russia di BRICS allargati, anche perché il tentativo di Pechino è quello di affermarsi come pilastro alternativo dell'ordine globale. E questo tentativo si basa in gran parte sulla sua capacità di radunare attorno a sé i paesi in via di sviluppo. Yuri Ushakov, un assistente del presidente russo Putin, ai giornalisti ha detto che il governo russo è particolarmente interessato a promuovere l'ingresso di candidati provenienti dalla comunità degli stati indipendenti, come l'Azerbaigian, il Kazakistan e l'Indonesia. Russia e Cina ritengono che una struttura ampliata sia in grado di rappresentare al meglio oltre 6 miliardi di persone al mondo non appartenenti al G7. Tant'è che, secondo alcuni analisti, la crescita dei BRICS comporterà la morte del G20, che Russia e Cina ora considerano dominato dall'Occidente. Mosca e Pechino, in pratica, stanno dicendo che il mondo sarà diviso, politicamente, economicamente e commercialmente, in due parti. Il G7, che rappresenta le nazioni ricche e sviluppate, e i BRICS Plus, che rappresentano tutti gli altri. Ma almeno uno dei membri fondatori dei BRICS, l'India, sembra molto meno propenso ad accogliere nuovi arrivati. New Delhi ritiene che l'aggiunta di membri aumenterà semplicemente l'influenza globale della Cina. Per questo potremo vedere all'interno dei BRICS due assi, uno russo-cinese e uno indiano-brasiliano. Ma essendo quello di quest'anno un summit organizzato in Russia, l'agenda di Mosca ha dominato. A Kazan c'erano i 5 principali partner commerciali della Russia: Cina, India, Turchia, Kazakistan e Brasile. Putin ha anche svolto decine di incontri bilaterali a margine. Senza dimenticare che Cina e India sono già i maggiori partner commerciali della Russia, ricevendo rispettivamente il 32 e il 16% delle esportazioni russe lo scorso anno. La Russia ha aumentato anche le esportazioni verso il Brasile, che sono state del 76% più alte rispetto ai livelli precedenti alla guerra in Ucraina. Insomma, Mosca ha puntato tutto nell'unire i membri dei BRICS contro le sanzioni e la guerra tariffaria di cui si sente vittima. E punta a un tentativo complicatissimo per quanto riguarda la de-dollarizzazione. Ma se mai fosse possibile detronizzare il dollaro, difficilmente l'India e probabilmente anche il Brasile vorrebbero una nuova moneta regina cinese. D'altronde, come ha detto O'Neill, l'uomo che ha coniato il termine BRICS, in un certo senso per l'Occidente è un bene che Cina e India non riescano a mettersi d'accordo. Se quei due paesi fossero davvero seri e in grado di farlo, i BRICS avrebbero un'influenza globale enorme. A venerdì prossimo. Se ti piace questo podcast, attiva la campanellina su Spotify e se ti va, mettici pure 5 stelline. Altri Orienti è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media. Scritto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Daniele Marinello. La producer è Martina Conte. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.